Stavo rimettendo a posto un libro. Ha una bella biblioteca, dottore. Va bene, d'accordo, tanto vale che lo dica. Sono un agente segreto dell'FBI. È stata qui tutto il tempo? Sì, dottore, vuole licenziarmi? Si rende conto che un pazzo è appena uscito da questo studio ed è pronto ad assalire tutte le donne sposate del vicinato? E viceversa. E dice che io gli ho dato il coraggio. Ora devo trovare il modo di fermarlo, per il bene dell'umanità. Anch'io devo trovare il modo di fermarlo. Lei? Certo, altrimenti non sposerà mai la mia amica Melissa. Oh, ma non sposerà mai Melissa, comunque. Non sposerà mai nessuno, vede? È un assioma psicologico che quando un uomo comincia a farsela con le donne sposate, non può più smettere. È come prendere la droga. Solo che lui ha 5 droghe da prendere, compresa la sua, dottore. Oh, Mary, amore mio, non mi ero reso conto di quanto tu fossi desiderabile fino ad ora. Per tutta la vita le cose mi sono andate come volevo. E ora non sopporto l'idea di un fallimento. Oh, ma ci deve essere una soluzione. Oh, sì, Mary, c'è una soluzione. E ti dirò qual è, onestamente e sinceramente. Però ho paura che tu mi risponda onestamente e sinceramente. E non credo che lo sopporterei. Forse ho trovato! Ma è ancora qui? Sì, signore. Fuori da questo studio, fuori! Fuori dalla mia vita! Sono stato un pazzo a metterla in un posto di fiducia e responsabilità. Bene, dottore, posso far niente per lei prima di andarmene. Potrei scrivere questi nomi con gli indirizzi nel suo libro. Lo posi subito e vada via. Lei ha violato l'etica professionale, se ne vada. Una violazione imperdonabile. E se si farà scappare una parola di quello che ha sentito oggi, perderà questo impiego e farò in modo che lei non possa lavorare mai più. Vedrà, dottore, vedrà. Si sentirà molto meglio quando tutto sarà tornato normale. Specialmente lei, eh? Già. Vada via! Via! Via, si tolgono i piedi! Vada via!